Raga, questo video è come memento, partiamo dalla fine. Ho appena finito di montarlo, di registrarlo ancora prima, chiaramente, e si parlava di Great Simon 1 e 2, lo vedrete tra un attimo. È appena uscito questo su Twitter, raga. Io non voglio illudermi con un Kid Buu LF. Ma cos'è? Ma cos'è? O il passaggio da Nera Rosa mi fa venire in mente anche un Goku Black trasformabile in Rosé, tra l'altro sempre collegato alla giustizia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, prima cosa in assoluto, cosa potrebbe essere questo teaser. Ora vi lascio al video. Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs. Ha annunciato il nuovo personaggio assist dopo mesi e mesi e mesi che non ne usciva uno. Il primo e unico è stato Broly Enchilai, uscito a febbraio, se non sbaglio, insieme a Vegito Giallo. E ora che siamo a ottobre, praticamente sta per uscire il secondo personaggio assist. Stiamo parlando di Great Saiyaman 1 con assist di chiaramente Great Saiyaman 2. Vediamo un attimino come sarà il personaggio. Già ce l'avevano un po' anticipato il suo arrivo questo sabato con il tweet. Alcuni immaginavano Toppo, Jiren. No, raga, no, sono loro e ora è ufficiale. Non perdiamo altro tempo, se siete interessati ad altri contenuti di questo genere, premete su quel tasto iscriviti, altrimenti supportatemi con un bel like. Se a fine video la cosa non dovesse piacervi, siete liberi di toglierlo. Detto ciò, raga, andiamo con la sigla. Eccoci qua sul Twitter ufficiale di Dragon Ball Legends. Great Saiyaman 1 e 2 assist stanno per arrivare. Supportate gli alleati con cure e buff mentre ostacolate gli avversari bloccandogli le carte e aumentando il loro danno ricevuto. Usate questo duo per supportare il team Saga From The Movie. Finalmente, raga, ne aveva un bisogno proprio come il pane sto team di qualcosa di nuovo. E io spero onestamente che la cosa non si limiti a loro due, perché possono essere anche buonissimi, ma il movie necessita di qualcosina in più rispetto a un solo nuovo personaggio. Abbiamo visto che Tarles e Goku Verde non sono bastati, erano in due, quindi Great Saiyaman 1 e 2 sì, ok, ma secondo me manca ancora un pezzo forte qua da presentare. In ogni caso, vediamoci il filmato di presentazione. Carucci, raga, carucci, carucci, carucci. Allora, analizziamo un attimo. Immagino che questa cosa appena vista, togliamo anche l'audio perché questa cosa appena vista dovrebbe essere, whoops, la carta verde praticamente. Proseguendo, abbiamo qualche animazione delle strike carine, nulla di troppo particolare onestamente. Questa dovrebbe essere la carta blu con tanto di assist di Great Saiyaman 2 ed è un pugnone sostanzialmente, un double punch nello stomaco del povero Demon King piccolo, che ormai ci ha abituato a prendere pugni che lo sfondano. Quindi, ok, ci sta come carta blu, ci sta. Dopodiché prendiamo qualche attacco, ci prendiamo la special move. Chiaramente, essendo più un personaggio support, è difficile capire bene cosa faccio. Intanto Ultimate, e l'animazione dell'Ultimate onestamente mi piace parecchio. È un sacco carina questa. Decisamente più della blu. La blu magari potevano un attimino renderla un po' più carina, piuttosto che un doppio pugno semplice. Boh, tirategli qualche calcio, una combo un attimo prima, no? Semplicemente appaiono e pugnone. In ogni caso, prendiamo come riferimento il Great Saiyaman che abbiamo attualmente per capire un attimo quali potrebbero essere i tag del personaggio. Come abbiamo visto da Broly e Enchilai, il fatto che sia presente Enchilai come assist non influenza più di tanto i tag, di conseguenza dovremmo ritrovarci Son Family, Hybrid, Transforming Warrior, Legends Road, chiaramente no.
E non sarà Majin Buu Saga, ma da come ci dicono qua nel tweet riguardo al fatto che supporteremo il team Saga From The Movie e loro sono comunque presi dal film di Tapion, è chiaramente Saga From The Movie come tag di appartenenza. E onestamente spero forte forte forte, raga, anche se nell'hybrid mi manca Goten, quindi non c'ho il support, spero davvero tanto che questo Great Saiyaman non abbia nulla a che fare con un team hybrid, scusa Kid Buu, perché il team è già troppo forte di suo e questo personaggio non deve andare in nessun modo a migliorare un team che è già perfetto. Quindi deve concentrare tutti i suoi sforzi sul team movie. Immagino quindi che come Z-Ability non ci avrà nulla a che fare con l'hybrid e mi auguro che anche le unique ability siano abbastanza limitate al tag Saga From The Movie appunto e non possa essere utilizzato in un team hybrid. E se proprio 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 allora deve essere rosso il personaggio. Ma vedremo domani come andrà il tutto. Quindi guardiamo un attimino il tag Saga From The Movie come sta messo. Non troppo bene, purtroppo è uno di quei team che ha forte 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 bisogno di un po' di aria fresca, di carne fresca per ricevere un bel boost. Ha vissuto il suo momento di gloria assoluta quando erano usciti Gohan trasformabili in Super Saiyan 2 e Full Power Bojack. Dopodiché è iniziato non un lento declino, perché comunque di personaggi ne ha ricevuti alcuni, tipo Super Janemba che andava molto bene, Super Gogeta ad esempio invece non più di tanto perché era troppo orientato alle Blast. Abbiamo avuto Tapion che è andato un po' perso, era uscito se non sbaglio il giorno stesso dell'aggiornamento delle stelle rosse, c'era la gente incazzatissima, nessuno fregava niente di Tapion. Più recentemente abbiamo avuto Broly Enchilai, buon personaggio ma anche lì sembra quasi che non abbia mai espresso il suo massimo potenziale, in quanto un attimino difficile da trovare quando era uscito perché era in un banner Legends Rising. E in più molta gente che l'ha trovato, a meno che non l'avesse stellato particolarmente, continuava a preferire l'utilizzo di Vegeta Evo, che attualmente non vedo, eccolo qua. Vegeta Evo che è uno dei personaggi invecchiati assolutamente meglio in tutto il meta, devo dire. Ne ho trovato uno ieri sera in PvP a 14 stelle. Raga, picchia ancora in un modo pazzesco sto personaggio. Quindi, motivo per la quale Broly e Enchilai non hanno mai detto la loro particolarmente, perché c'era già un personaggio blu che funzionava veramente, veramente bene. E per concludere, le aggiunte più recenti sono state Tarless e Goku Green del film di Metal Cura. Allora, Goku Green, molto molto buono come personaggio, assolutamente nulla da dire. Tarless soffriva ancora del fatto che il team fosse troppo incentrato sullo strike e lui è un blaster oltre che un support. Funziona degnamente come support, parecchio degnamente, devo dire. C'ha un contro per il fatto che la sua abilità da support effettiva duri un numero limitato di timer count, ovvero 60 timer count dall'inizio della battaglia. Dopodiché purtroppo non è più così un support, resta un mezzo damage dealer, ma in un team che non supporta la sua statistica principale. Quindi come potete vedere il team avrebbe bisogno anche più di un personaggio, perché per quanto buoni possano essere questi Great Saiyaman 1 e 2, ho poca fiducia che possano risollevare il tag semplicemente loro. E inoltre mi fa molto molto strano che siano l'unico personaggio in uscita. Potrebbe scapparci, raga, un Goku Super Saiyan 3 LF del movie? Chi lo sa, raga, sarebbe una cosa veramente veramente pazzesca. E senza contare che non ce li vedo neanche come personaggi così in hype da spingere la gente a pullare su questo banner, sia per un team morto praticamente, tolgo anche il mezzo, un team morto, e sia per il fatto che siano l'unico personaggio nuovo di una potenziale bash. Quindi mi puzza la cosa, raga. Secondo me ci potrebbe scappare, ripeto, l'annuncio o l'arrivo a sorpresa di qualcosa di un attimino più gustoso. Goku Super Saiyan 3 LF magari, uno buono stavolta, non quello schifo della saga di Buu. Anche per il fatto che stranamente di solito ci abbiamo sempre la preview dei banner in uscita il giorno prima, ci dicono i personaggi nuovi, i colori. A sto giro, raga, non abbiamo né una né l'altra cosa, sappiamo soltanto che arriveranno ma non sappiamo assolutamente né in che tipo di banner né di che colore saranno, niente, raga.
Quindi le speranze, secondo me, ci sono. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se potrebbe essere in arrivo qualcosa di più grosso rispetto a Great Simon 1 e 2 e ce lo vogliono tenere nascosto, o se invece domani ci rimarremo male e usciranno solo loro e ci saremo creati delle aspettative inutili. Io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.